Leggo adesso questo commento e volevo fare un breve video risposta. Io penso che sia già abbastanza diffuso il fatto, per esempio, di controllare le etichette alimentari di ciò che consumiamo, di sapere come magari un'azienda famosa nell'ambito alimentare opera, o per esempio anche nell'ambito tessile, cioè è abbastanza evidente che esista il fast fashion, è evidente che esista l'artigianato o anche prodotti di largo consumo, cioè è evidente che esista il made in China come il made in Italy. Io semplicemente promuovo questo tipo di ricerca anche nell'ambito della cosmesi, per chi ovviamente vuole farlo, nel senso non è obbligatorio. E da imprenditrice e da consumatrice parallelamente, quindi essendo da entrambi i lati, voglio anche diffondere il messaggio che comunque. Cioè, di non dare per scontato che perché un'azienda esista all'interno del mercato faccia tutte le cose correttamente. L'abbiamo visto di recente solo con il caso Ferragni. Si presume sempre che un'azienda faccia le cose correttamente, ma alla fine, se nessuno ti becca, puoi andare avanti a fare quello che fai. Quasi sempre in tutte le cose, sia da un punto di vista, diciamo così, di qualità, di controllo qualità, piuttosto che anche di fiscalità, le aziende subiscono dei controlli a campione, ma non subiscono dei controlli per dire periodici, ogni mese, eccetera, eccetera. Anche perché se dovessero ricevere dei controlli iperperiodici una volta al mese sarebbe un costo allucinante, oltre che di impossibile gestione per tutte quelle che sono le associazioni, le aziende e ovviamente anche a livello statale. Quindi nel sistema in cui viviamo, purtroppo per fortuna, anche il consumatore deve informarsi. Poi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che preferisce.